Grazie Presidente. Non le nascondo che intervengo provando un forte disagio in questo momento. Disagio perché sono convinta che l'aula in cui siamo meriti il massimo del rispetto. Il Parlamento è una delle istituzioni più importanti della nostra nazione. E invece mi sono ritrovata così, quasi un po' per caso, di fronte ad una situazione quale quella che vedo quotidianamente nei talk show nel quale il Presidente del Consiglio partecipa. Una situazione in cui il Presidente del Consiglio, evidentemente nell'ambito di quella decadenza a cui ci sta portando il suo comportamento, pensa di essere in un contesto televisivo, di poter fare e giocare il ruolo del simpaticone, come quando andò da Maria De Filippi con il chiodo, e pensa di poter far venir meno il rispetto verso i parlamentari, tutti, perché quando si offende il presidente di un gruppo parlamentare definendolo il nulla, si sta offendendo tutto il Parlamento, anche lei, signora Presidente, e mi dispiace che lei non abbia colto l'occasione per riprendere il Presidente del Consiglio in una delle sue peggiori performance anche televisive. E mi trovo a disagio perché rispetto ad una discussione che doveva essere sì importante per i contenuti che saranno esaminati e trattati in sede di Consiglio europeo, abbiamo avuto da parte del Presidente del Consiglio, e mi dispiace che in questo momento il Governo sia rappresentato dal sottosegretario Sesa Amici, che certo è ben differente nei modi, nelle prassi e negli atteggiamenti rispetto al Presidente del Consiglio, ma a lei purtroppo tocca sottosegretario questo compito. Mi dispiace che il Presidente del Consiglio abbia trasformato questa importantissima discussione nell'ennesima arena politica, peggiore arena politica, di cui ormai siamo purtroppo abituati, a partire dalla vicenda referendaria, dove il Presidente del Consiglio non ha capito che sulla Costituzione, quindi su un voto fondamentale per il nostro Paese, ha commesso il più grande errore della storia della Repubblica italiana: spaccare il Paese in due, drammaticamente in due. E al Presidente del Consiglio, per il suo tramite, Presidente, vorrei far pervenire questo messaggio. Quando dice che qualcuno ha parlato così a vanvera, uscendo dall'ordine del giorno in cui eravamo stati convocati in questa seduta, vorrei ricordare che nel momento in cui si parla di riforma costituzionale e di referendum, proprio in questo momento, si vuole far capire al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, che lui oggi, dopo anni in cui ha accettato le pacche sulle spalle dalla Francia e dalla Germania e che va a sostenere la tesi per cui vuole andare in Europa a battere i pugni sul tavolo per difendere l'identità dell'Italia, questo Presidente del Consiglio non può andare a difendere l'identità e la sovranità dell'Italia nel momento in cui, nella peggiore dei metodi che abbiamo visto qui espletarsi in seno ai regolamenti parlamentari, ha fatto sì che quella sovranità venisse meno proprio nel momento in cui sta portando avanti col combinato disposto questa riforma costituzionale e questa legge elettorale che lui ha voluto che si votasse con la fiducia in quest'Aula, con tutte le opposizioni fuori. Ecco, di fronte a questo, che oggi il Presidente del Consiglio vada a chiedere rispetto per l'Italia in Europa, sinceramente mi viene proprio da ridere, perché è la dimostrazione prima che questo Presidente del Consiglio, purtroppo, la dignità e il rispetto per l'Italia non lo può andare a chiedere, perché il primo che viene meno al rispetto e alla dignità dell'Italia è proprio il Presidente del Consiglio. E al Presidente del Consiglio vorrei dire, sempre per il suo tramite, Presidente, che quando mi viene a fare la lezioncina che c'è chi guarda al futuro e chi gioca nel campo della vecchia guardia, vorrei ricordare al Presidente del Consiglio che per difendere il futuro, per programmare un futuro da lasciare ai nostri giovani, ai nostri figli, bisognerebbe avere una visione del mondo e della società che lui non ha, perché forse quando ha studiato il Bignami di come si diventava Presidente del Consiglio, non è arrivato al capitolo finale in cui si spiega che per avere una visione, per proiettarsi verso un futuro, bisognerebbe avere forse anche una politica economica degna di chiamarsi tale. E di questa politica economica, di questa visione di politica economica, nel DEF che oggi pomeriggio andremo a discutere in quest'Aula, non ce n'è traccia.
E quindi questa Italia si permette di lasciare andare via, questo governo si permette di lasciare andare via più di 140.000 giovani all'estero che vanno a cercare lavoro all'estero, perché nel frattempo utilizza 4 miliardi di euro per farci invadere da chi non ha diritto di essere ospitato qui in Italia. Questo dovrebbe fare il Presidente del Consiglio nel momento in cui va a difendere il nostro popolo. E il Presidente del Consiglio nella sua relazione non ha parlato di quelli che sono alcuni importanti trattati che verranno discussi e sui quali noi nella nostra risoluzione abbiamo chiesto che l'Italia si ponga con una posizione nettamente contraria, e parlo del TTP, del Market Economy Status per la Repubblica Popolare Francese. Sono quelle le posizioni che vanno assunte senza se e senza ma in Europa, di contrarietà, perché è proprio sostenendo quel tipo di impostazioni che si toglie l'identità e non si difende esattamente il nostro paese, come invece Renzi va a chiacchierare in giro di voler fare. E soprattutto chi vuole difendere l'Italia non permette che l'Italia venga svenduta a poteri terzi, magari proveniente da oltreoceano. Ed ecco perché il mio capogruppo, l'onorevole Fedriga, ha fatto bene a chiedere al Presidente del Consiglio Renzi cosa accadrà con JP Morgan. Perché nel momento in cui noi stiamo svendendo a queste persone, a queste realtà, a questi poteri forti, il futuro dell'Italia, è giusto e doveroso chiedere conto al governo del perché stiamo andando in quella direzione. E vede, Presidente, Presidente del Consiglio, pensando come al solito di essere in un talk show e di non avere, diciamo, repliche, perché poi è abituato a non avere il contraddittorio quando va in televisione, qui in Parlamento per fortuna il contraddittorio c'è ed è bene che ci sia. Vorrei dire al Presidente Renzi che quando si permette di parlare dell'esperienza che ha avuto la Lega con la banca, quell'esperienza, innanzitutto quella banca non ha preso un euro di fondi pubblici, e questo forse vale la pena ricordarlo, a differenza di altre banche che ben conosciamo e che il Presidente Renzi ben conosce, ma soprattutto sono stati ripagati tutti i creditori, a differenza di quello che è successo invece per Banca Etruria. Allora, anche perché invece stanno pagando, dice che sono stati tutti rimborsati, invece questi stanno pagando, come dice spesso il mio collega Guidesi, il Fondo Atlante. Ma anche su questo il Presidente del Consiglio tace. Allora, nonostante Renzi, malgrado Renzi, questo Parlamento è chiamato a discutere di cose importanti e sulle quali forse avremmo preferito poter discutere e dibattere tra i vari gruppi politici in maniera molto più semplice e senza toni aspri, ma ahimè il Presidente del Consiglio ce lo vieta di poterlo fare, visto l'atteggiamento con il quale spesso e volentieri viene in aula, il solo atteggiamento che conosce, che è quello dell'arroganza e della presunzione, ma è proprio di chi si sente l'uomo solo al comando. Ma mi auguro veramente che il 4 dicembre questa storia finisca e il popolo italiano consegni a Renzi una grande verità, ossia che noi di un uomo solo al comando come lui non abbiamo sicuramente bisogno, perché l'Italia ha bisogno molto di altro. L'Italia ha bisogno di vedere difesi i propri confini, l'Italia ha bisogno di vedere aumentare le politiche per l'occupazione, l'Italia ha bisogno di una visione del sistema economico differente che metta al riparo quelle che sono le disuguaglianze sociali che oggi ancora di più questo governo sta alimentando. L'Italia è un paese che ha bisogno di contrastare la politica migratoria che questo governo ha messo in piedi, ma soprattutto di contrastare un'Europa del rigore, dell'austerità e dell'imposizione che sta mettendo in ginocchio tutti i paesi che ne fanno parte. E ben vengano quegli stati, quelle nazioni che stanno cercando di, attraverso quelli che sono strumenti in loro possesso, quelli referendari. In Italia purtroppo noi non lo possiamo avere perché ci è stato impedito di riformare la Costituzione per dare voce ai cittadini, che stanno mettendo in atto sistemi di protezione dei propri territori, dei propri confini, del proprio popolo. Perché quello che dimentica il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è che è il popolo ad essere sovrano, non lui il sovrano. E se vuole fare il sovrano vada pure in televisione, non faccia contraddittorio in televisione venendo meno a qualsiasi regola della par condicio che è stata votata in Commissione Vigilanza RAI, ma non lo venga a fare in quest'Aula, perché quest'Aula merita un rispetto molto più alto
di quello che lui fa abitualmente, ma soprattutto quest'Aula merita di poter parlare di quelle che sono le cose che realmente interessano i cittadini e non certo del congresso interno del Partito Democratico, e non certo merita di sentire magari alcuni parlamentari, mi riferisco senza ombra di dubbio al presidente del gruppo del Partito Democratico, che pensando di ottenere qualche placet maggiore dal suo presidente del partito, perché Renzi è anche un presidente di un partito che sta perdendo tempo a fare campagna elettorale invece che a risolvere i problemi dei cittadini, viene in quest'Aula a giustificare l'indegna frase che il presidente ha voluto riferire al presidente Brunetta, offendendo ancora una volta tutti noi. Mi dispiace, presidente, che lei abbia perso questa occasione per difendere la dignità di tutti noi e di quest'Aula.